Il ponte del 2 giugno rappresentava il primo banco di prova vero e proprio per l'inizio della stagione estiva sulla riviera versiliese e il clima, unito alle temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo, hanno contribuito al primo assalto alle spiagge. Non solo turisti pendolari, come evidenziato dalle prenotazioni delle strutture alberghiere, già vicine a tutto esaurito ad inizio settimana. Moltissimi giovani che si sono riversati sulle spiagge, soprattutto della passeggiata e della darsena via Regine, mentre la situazione si presentava più tranquilla nella zona di Forte dei Marmi. Giornate comunque da bollino rosso sulle autostrade per l'intero fine settimana, quando si prevedono flussi di traffico in aumento dai luoghi di residenza verso le località di villeggiatura. Un incremento dei flussi in linea con i dati registrati nel corso della seconda metà del mese di maggio, che ha evidenziato una netta ripresa del traffico, superando in alcuni momenti anche i numeri pre-Covid, arrivando nel corso del mese di maggio a un più 1,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, con picchi fino al più 20% nelle giornate di domenica.